Riccardo Paccosi. Allora, grazie, faccio un brano che risale all'aprile del 2020, durante il primo lockdown, che ho scritto io, ma su frammenti di testo del filosofo Giorgio Agamben. Si chiama Un mondo senza danza, da cui poi ho trovato uno spettacolo e anche un libro che trovate lì che è lo stesso titolo. Un mondo senza danza, e parla del distanziamento sociale, problema che è legato a quello del vaccino e che ci troviamo ancora tutti di fronte. La pandemia ha mostrato che gli uomini sono disposti a tutto pur di salvarsi la vita. Rinunciare al lavoro, alle proprie credenze, all'amicizia, all'amore, tutto pur di salvarsi la vita. La nuda vita o la paura di perderla è qualcosa che non unisce gli uomini, ma li acceca e li separa. Per la prima volta gli uomini si vedono come la folla descritta da Alessandro Manzoni, come potenziali untori da cui tenersi a distanza di un metro. Per la prima volta dai tempi di Antigone abbiamo lasciato che i morti, i nostri morti, non soltanto morissero da soli in ospedale, ma anche che venissero sepolti senza un funerale. Il Papa, il 27 marzo 2020, il Papa ha celebrato la messa dinanzi a una piazza San Pietro deserta e battuta dalla pioggia, e per la prima volta ha evocato una comunità dei fedeli, dove i fedeli devono stare distanti gli uni dagli altri, dove per la prima volta in 2000 anni è stata abolita la comunione nel corpo e nel sangue. La Chiesa, sembra, con il fatto di ritirarsi durante la pandemia, sembra aver abiurato ai suoi principi basilari. La Chiesa, sotto un Papa che si chiama Francesco, avrebbe dovuto ricordare che Francesco d'Assisi abbracciava i lebbrosi, avrebbe dovuto ricordare che i martiri ci insegnano, che è meglio perdere la vita piuttosto che la fede, e che rinunciare al proprio prossimo significa rinunciare all'amore. Parlano di un mondo nuovo, avete udito? Un mondo più sostenibile, un mondo pulito, un mondo che non avrà più teatro, né simposi, né baccanali, un mondo senza più battesimi, né matrimoni, né funerali, un mondo con ognuno solo, confinato in una stanza, dove uomini e donne mai più si uniranno nella danza. E la scienza è diventata la nostra nuova religione. Nell'Occidente ci sono state tre grandi credenze: il capitalismo, il cristianesimo prima, il capitalismo e la scienza. Ora la scienza è diventata la nuova religione, dal capitalismo ha preso l'idea di uno stato di crisi permanente, e dal cristianesimo ha preso l'idea dell'apocalisse, della fine dei tempi. Ma mentre il cristianesimo ci parlava di un'apocalisse al termine della quale c'era la salvezza, la scienza ci parla di una fine dei tempi che non ha redenzione, uno stato di apocalisse permanente. Polemos epidemios è in omero il nome della guerra civile. Tutte le nazioni in guerra contro i propri popoli. E certo, tutto questo è già successo e succederà ancora. Ma se, e noi probabilmente non sappiamo se di nuovo si accenderanno i roghi o se verranno messi i libri all'indice. Sicuramente tutti quelli che si opporranno alla menzogna verranno messi da parte e accusati di diffondere fake news. Sicuramente rivedremo gli ignoranti calunniare i filosofi, rivedremo i giudici condannare gli artisti e le canaglie trarre profitto da quelle sciagure che se stesse hanno provocato. Ma se anche una sola persona riuscirà a opporsi a tutto questo, allora questo futuro cesserà di essere ineluttabile. Parlavano di un mondo nuovo, di un mondo pulito, di un mondo che tutti avrebbero capito. Ma noi scegliamo la bellezza dei corpi in comunione,
e continuammo a infettare con musica e celebrazione. E chi voleva che l'umanità si spegnesse in una stanza fu travolto da mille corpi intrecciati in una danza.